È la parte conclusiva di un percorso che in molti casi può anche essere breve e che riguarda progressivamente numerose malattie cardiocircolatorie. Lo scompenso cardiaco è la sindrome più complessa causata da molti disordini strutturali o funzionali del nostro cuore e ne danneggia gravemente il funzionamento della capacità di pompare sangue. È di conseguenza un evento grave, importante, quasi sempre invalidante e nelle sue fasi acute e critiche bisogna intervenire immediatamente sul malato che è in imminente pericolo di vita. Un convegno svoltosi in questi giorni a Milano, a Palazzo Clerici, organizzato dalla Fondazione Internazionale Menarini, con il contributo del Centro Cardiologico Monzino, ha visto la partecipazione di alcune centinaia di cardiologi provenienti da tutto il mondo. Un percorso che abbiamo iniziato da un paio di anni in campo cardiologico. Questo è un passo, un pezzetto, diciamo, di questo percorso e questo è focalizzato su una patologia molto importante di grosso impatto sulla popolazione, specialmente sulla popolazione anziana. Dunque, scompenso cardiaco, malattia seria importante da codice rosso spesso. Professore, i numeri di questa patologia? È una patologia molto frequente ed è una patologia molto frequente soprattutto nella popolazione anziana. Cause di questo scompenso cardiaco? Le cause sono diverse, può essere la malattia ischemica, può essere una forma di cardiomiopatia dilatativa idiopatica, può essere una forma associata alle aritmie, alle valvulopatie, ma alla fine il comune denominatore è che il cuore non riesce a mandare ossigeno abbastanza per i tessuti che devono compiere la loro attività.